Circa 700 gli atleti che hanno preso parte questa mattina alla Gran Fondo Mondiale, manifestazione che inaugura la settimana dell'attesa gara del prossimo 29 settembre. Fra i partecipanti, due assessori comunali di Lucca, Le Mucchi e Tuccori, il capogruppo del PD in comune a Lucca, Francesco Battistini, altri amministratori dei comuni attraversati, il sindaco di Montecatini, Giuseppe Bellandi, ed anche un piccolo gruppo di dipendenti della provincia di Lucca. A salutare prima della partenza il gruppo di funzionari e tecnici provinciali sono stati il presidente della provincia Stefano Baccelli con l'assessore provinciale al turismo Francesco Bambini, grande appassionato delle due ruote. Con indosso la maglia bianca, che sul petto aveva una banda tricolore griffata provincia di Lucca e sulla schiena la pantera iridata, i sei dipendenti si sono ritrovati ai nastri di partenza. Una parte ha percorso il tragitto lungo 130 km e un'altra quella breve di 78. Si tratta del dirigente Stefano Nicolai e degli impiegati e funzionari provinciali Simone Bianucci, Graziano Gonnella, Claudio Sceloni, Marco Nardi e Cristiano Cinquini. La manifestazione, svoltasi tra le strade di Lucca, Monte Carlo, Collodi, Ponte Buggianese con ritorno a Lucca e arrivo sulle mura urbane nei pressi del baluardo San Paolino, ha proceduto in maniera corretta e senza incidenti, nonostante i tanti disagi per gli automobilisti, molti dei quali ignari, che si sono imbattuti nelle strade chiuse per il passaggio della carovana. Ad emozionare il pubblico, che attendeva la partenza, anche lo spettacolare lancio di sei paracadutisti della scuola di Pisa sulle mura di Lucca.